Lo sapete tutti, il commissario per l'attuazione del piano Covid, Domenico Arcuri, è sempre più in bilico. Il governo sembra possa addirittura sostituirlo. Chiediamo notizie al diretto interessato. Arcuri, come va? Arcuri, eccolo lì. Sta bene, scusi. La vedo in uno scantinato, la vediamo infreddolito. Ci può spiegare la situazione? È una situazione straordinaria. Per l'attuazione, il coordinamento, Sì. Le misure sanitarie, Contenimento. Sì, non la dica tutto, le chiedeva Sì. Se può aggiornarci perché le notizie si rincorrono, abbiamo letto anche che nella campagna vaccinale sarà affiancato dal generale Pietro Serino, ecco, quindi come va questo affiancamento? Ecco. Beh, essere affiancato da un generale fa sempre piacere, anche perché l'affiancamento è una cosa che accresce il mio prestigio. Beh no, Arcuri no. Lei dice di no. No, l'affiancamento no. Eppure quando mi hanno chiamato mi hanno detto guarda che sopra l'affiancamento non c'è nulla. No, invece... Tutti quelli che abbiamo affiancato sono diventati ministri, è il massimo per una carica pubblica. E poi mi hanno detto ti sembrerà che pian piano ti stiamo togliendo tutto sì. E tra poco non avrai neanche una scrivania su cui poggiare i documenti. Invece mi sa di sì. Sì. Mi hanno tolto pure le penne, sto firmando i documenti col dentifricio. Infatti. Scusi, ma la vedo, cosa fa? Aspetta una telefonata? Bisogna avere fiducia, prima o poi il telefono squilla sempre. Oh, ok. Vede, proprio l'ha detto. Risponda. Arcuri, risponda. Non vorrei che sembrasse che aspetto la telefonata come un disperato, lascio indorare. No, ma cosa indorare? Su, che da noi anche a casa. Risponda. Pronto? Arcuri, chi era? Ma niente, sono quelli di AstraZeneca che giocano. Si è creato un rapporto di reciproca stima. Proprio di stima, guardi, non mi pare, Però non è bello ricevere una pernacchia così, Arcu. Ma io credo che talvolta le critiche facciano crescere più degli attestati di stima. Certo. Anche Salvini, ad esempio, Sì. Sembra che ce l'abbia con me. Sembra che tutte le sue accuse siano direzionate a screditarmi Sì. Per non essere stato in grado di portare a casa abbastanza vaccini. Sì. Sembra che con questo accanimento voglia farmi fuori e invece... E invece mi sa di sì. Guarda, io non so come dirglielo, ma è collegato con noi, vorrebbe dirle qualcosa, Salvini? Posso dirlo? Sì. Posso chiarire? Sì. Una settimana c'è stata anche della polemica tra di noi. Sì. Allora, io ho sempre avuto e tuttora ho stima verso Arcuri. Ma cosa dice Salvini? Bisogno che lo mandi via perché lui è un uomo capace, Sì. Che ha intelligenza, competenze, conoscenze e capacità per capire qual è il momento giusto per togliersi dalle balle da solo. No, vabbè, grazie. Quindi, Salvini. Stima, ha capito... reciproca stima. Alzo le mani. Ringrazio, viva Arcuri. Salvini, ma me l'avevano detto. Guarda, che può sembrare che Salvini ti consideri più inutile dei boxer per Rocco Siffredi. Che pure di cacciarti butterebbe tutta la cabina armadio con le sue felpe Sì. E che al posto del commissario Arcuri piuttosto ci metterebbe il commissario Montalbano, Sì. Me l'avevano detto, e invece mi sa di sì. Sì, Arcuri, il telefono di nuovo, Arcuri, risponda. Scusi, Arcuri, ma tutto il giorno così? Questi sono quelli di Pfizer, li conosco perché la pernacchia è molto più lunga. Ma perché lei chiede la mano sulla cornetta? Sto aspettando la telefonata di Draghi, grande Super Mario, vai Marione. Sì, mi sembra che... Sto aspettando che mi convochi per il vertice straordinario sulle misure anticontagio dell'epidemia. No. Ecco. Arcuri, guardi che c'è già stato il vertice. Ma non credo. Sì, no, guardi, sono sicuro, proprio c'è già stato il vertice. C'è già. Beh, ma Draghi è così, è una sua strategia, Sì. Quando ci tiene molto fa finta che non gli interessa, un po' come facevo anch'io con le ragazze, mi ricordo. Sì. Avevo una fidanzata che consideravo sempre pochino, la lasciavo indorare, Sì. Mi inventavo sempre le riunioni e poi... Poi com'è finita? Si è messa con un ex calciatore. Bene. Allora, comunque guardi, il vertice c'è già stato e al suo posto ha parlato Locatelli. Ha parlato Locatelli? Sì.
Beh, mi sembra giusto che si inizi col sottoclou, si scaldano i motori e no, poi quando il pubblico è caldo entrano i senior. No, non è andata così. Forse l'ha fatto anche per non stancarmi. Vabbè, no. Allora, se non le dispiace io andrei al vertice. No, ma è finito il vertice, non è stato proprio invitato, Arcuri. Ah, non sono stato invitato. No, non è stato invitato. Beh, c'è sicuramente una spiegazione. Sì. Io credo che dobbiamo avere fiducia, sì, essere responsabili, certo, e risolvere il problema. Esatto. Mi sono accorto in effetti che nei giorni passati il citofono non funzionasse. No, magari no. Ha provato Draghi a chiamarmi e non mi ha trovato. No, credo che abbia altri mezzi per convocarle, sì, escludo che le citofoni, quindi... Ma io... Ecco, aspetti che c'è la telefonata. Sì, pronto. Ah, no. È Draghi. Ah, ecco, vedi. Mi dica, Presidente... Ma no, ma non si scusi, mi vuol dire qualcosa? Ecco, pure i Draghi, grazie Arcuri. E poi? Eccola lì, grazie. A posto. Grazie Arcuri.